Allora, iniziamo subito rivedendo un po' che cosa abbiamo visto l'ultima volta con Marco. Qualcuno ha avuto modo di provare in questa settimana qualcosa di Git? Avete avuto proprio uno sbalzo di voglia di voler fare qualcosa? Immagino che sia una risposta no per chiunque. Allora vediamo un attimo noi insieme. Allora, iniziamo proprio il recap con la prima cosa che abbiamo visto, la creazione di un repo. Abbiamo visto il comando init, che ci permette di creare un repo dal nulla, oppure infine, verso la fine del talk, abbiamo visto invece il comando clone, che ci permette di prendere un repo remoto e portarlo sulla nostra macchina. Poi abbiamo visto come si creava un commit, abbiamo visto l'uso del tool add per includere dentro la staging area le varie modifiche che abbiamo fatto ai nostri file per poi poterli includere in un commit col comando commit. Abbiamo visto come consultare le informazioni di un repo, ma abbiamo visto in particolare il tool status, che ci dice qual è lo stato attuale di un repository. E abbiamo visto anche come navigare nella history, consultare la history del repo col comando log. Abbiamo fatto un'introduzione anche all'uso dei branch, non siamo andati troppo nel dettaglio, però un paio di cose abbiamo visto, come creare un branch o spostarsi tra i vari branch. Oggi sfrutteremo molto questa cosa. E abbiamo visto come unire due branch. Ultima cosa che abbiamo visto, la parte dei remote, quindi la possibilità di configurare questi remote, la possibilità di scaricare informazioni dai remote e anche la possibilità di aggiornare questi remote. Adesso, perché che chiaro? Facciamo una cosa, alzata di mano, perché è abbastanza chiaro cos'è un remote all'atto pratico? Giuro che non vi chiamo per chiedervi cosa... Ok. Pochi. Va bene, molto pochi. Allora, GitHub, se dico GitHub, qualcuno sa di cosa sto parlando? Sulle mani, chi sa di cosa sto parlando? Ok, perfetto. GitHub è un repository di repository Git. E in questo caso GitHub potrebbe essere uno dei nostri remote di un nostro progetto. Questo è abbastanza utile da sapere, giusto per capire dove andremo a parare oggi. Ma ne parleremo in dettaglio alla prossima lezione. Oggi invece voglio soffermarmi sui topic leggermente più avanzati di Git. Noi abbiamo avuto un'introduzione con tutte le informazioni base per poter lavorare con un repository. Quindi abbiamo visto, sono proprio i comandi base. Senza quei comandi lì non potete proprio lavorare con un repository. Oggi andiamo a vedere come sfruttare al meglio questi comandi per fare in modo che il nostro repo sia in salute, sia facile da mantenere, sia facile da modificare e sia facile da consultare, perché uno dei punti di forza di Git è che tiene in piedi praticamente l'open source mondiale. Quasi tutti i progetti open source stanno o su GitHub o su GitLab, qualcosa su Mercury o come si chiama, ma poca roba. Partiamo da con un altro comando che potrebbe essere molto utile, che è il tag. Allora, cos'è un tag? Noi abbiamo visto che possiamo riferirci ai commit come aggregati da un branch, ok? Quindi noi abbiamo i nostri commit che stanno sotto un branch, ma potrebbe essere utile generalizzare questa cosa, quindi avere la possibilità di identificare un singolo commit che non faccia per forza parte di un branch, oppure su un branch vogliamo identificare dei commit e ricordarci nel futuro. Il tag fa esattamente questa cosa, possiamo associare un nome che sia effettivamente identificativo di qualcosa a uno specifico commit. Perché potrebbe essere utile? Uno dei casi classici che si utilizza è quando noi arriviamo a rilasciare un software, vogliamo associare un numero di versione a un determinato commit, il tag fa perfettamente questo ruolo qui. Quindi quello che andremo a fare è a dire a Git, segna questo commit e tienilo lì. È importante, è rilevante, soprattutto non è rilevante solo per Git, ma diventa rilevante anche per chi va a consultare questo repo. Un esempio, queste slide sono versionate in Git,
fanno parte di un'evolutiva di slide degli anni precedenti, noi ogni anno un bel tag che dice queste sono le slide dell'anno 2024. Come si crea un tag? Esiste il comando tag, molto semplice. Sintassi banale, git tag, nome del tag e poi opzionalmente un identificativo di un commit. Quindi lo SHA che abbiamo visto associato a un commit. Se non metto lo SHA, cosa succede? Semplicemente viene associato questo tag all'ultimo commit a cui abbiamo fatto riferimento. Dopo ritorniamo un attimo su questo concetto di ultimo. Questa cosa è abbastanza importante. Come abbiamo visto per i commit, noi possiamo associare un messaggio ai commit, però abbiamo un piccolo problema, tipo il limite di 50 caratteri, massimo 50 caratteri per associati a un messaggio di un commit. Sui tag dobbiamo essere ancora un po' più brevi, è un identificativo molto puntuale, quindi una parola, due stiamo già tirando un po' la corda, tre abbiamo già sbagliato l'utilizzo dei tag, scusate. Come faccio se voglio inserire delle informazioni in più? Gli darò un nome esplicativo, 2024, e poi con meno M potrò andare a specificare invece un messaggio molto più esteso che può essere lungo quanto volete, in modo arbitrario. Qui facciamo un esempio, per esempio abbiamo questa situazione di questa history, di questo progetto Git, è chiaro a tutti come si leggono questi grafi qua? La cosa importante, i pallini sono i commit, le righe tra i commit sono i branch, dopo vedremo come mai usiamo queste virgolette, e si leggono semplicemente da sinistra verso destra, quindi le cose che vedete a sinistra sono quelle più vecchie, quelle verso destra sono le cose più recenti. Qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo git tag versione 1.2.0 e l'abbiamo associato al commit F4.1.FC.FB8, okay, che vedete è l'ultimo commit in alto a destra. Vedete i numerini, lo SHA che c'è scritto di fianco ai vari commit, soprattutto voi là in fondo? Incredibile, che vista, complimenti. Dopo vediamo, diventano sempre più piccoli. Altra informazione utile è ricavare questi tag, quindi vogliamo vedere i tag che sono disponibili su un determinato repository. Poi vedremo che ovviamente tutte queste cose, quando ci andremo ad approcciare a un sistema come GitHub, diventeranno molto più immediati perché saranno associate a un'interfaccia web, ma questo prossima lezione. Per fare una lista di tutti i tag che sono associati a un repository, git tag senza argomenti, e ci viene restituita la lista dei vari tag. Ora, perché tag? Perché parliamo di tag? Perché il primo argomento della giornata sono i tag? Perché sono incredibilmente utili? No, in realtà mettiamo proprio che no, non sono incredibilmente utili. Ma con il tag noi abbiamo preso un'informazione importante. Cos'è il tag? È un puntatore a un commit, quindi identifica un commit. E questa roba è molto più interessante. Interessante, magari una parola un po' forte, è molto più importante di quanto vanno a significare solo i tag per un repository Git. Abbiamo visto che praticamente un repository Git, o meglio la sua storia, è formata da tanti commit. E dentro un commit che informazioni avevamo? Qualcuno si ricorda qualche informazione che avevamo dentro un commit? Dai, qualcuno che vuole parlare? Chissà come mai nessuno vuole mai parlare. Mirko, cos'è che abbiamo dentro un commit di solito? L'autore? Il messaggio di commit? La data? L'hash precedente? Esattamente. E l'hash attuale, ok. Va bene, l'hash attuale, poi è un gioco delle tre carte di come far ottenere un commit che è hashato con il suo hash all'interno, ma quello lì lo lasciamo a chi studia algoritmica. Quello che ci interessa è che c'è l'hash del commit precedente, quindi come piace dire a tanta gente, Git è una blockchain. A me non piace dirlo. Questa cosa è molto importante, quindi vuol dire che ogni commit quello che fa è identificare il suo commit padre. Quanto è importante questa cosa? Molto importante, perché questo cosa che va a definire? Va a definire un grafo direzionale, sottolineiamo direzionale, aciclico, ok? Difficile creare un grafo ciclico di Git, proprio per quello che ha detto Mirko prima.
cioè che dentro un commit c'è sia il proprio hash che l'hash del, del genitore a cui è associato. Quindi questa qui potrebbe essere una rappresentazione comunque abbastanza realistica di come è la history di un repository Git. Noi abbiamo i vari commit e ogni commit punta a uno o a più commit. Perché a uno o più? Nel caso generale a uno, come potete vedere praticamente per quasi tutti questi commit, tranne uno che è quello in alto a destra, che è un commit di merge, che ovviamente punta ai due commit da cui è stato generato. Step indietro. Noi abbiamo parlato dei branch come dei rami di evolutiva, proprio una cosa letterale. E chi ci ha ragionato un attimo sopra si renderà conto velocemente che sta cosa non funziona tanto bene. Torniamo un attimo indietro. Questo commit qua, che branch include? Dai, qualcuno? Questo è facile. Scusa? Esattamente, perché sta sul main, ok? Quindi vuol dire che qui noi abbiamo per identificare questo commit main, dopo vediamo come viene identificato. Ma se adesso ti faccio un'altra domanda e ti dico, main contiene questo commit qua? Risposte? Sulla mano i sì? Sulla mano i no? Hanno vinto i sì. Ok, perché questa cosa qui? Potrebbe essere leggermente controintuitivo, anzi lo è sicuramente, ma i branch non sono dei branch, cioè letteralmente non sono dei branch, ma i branch sono dei puntatori. E che cos'è che puntano questi branch? I branch semplicemente vanno a puntare l'ultimo commit che fa parte del branch, quello che noi chiamavamo letteralmente branch. Quindi se noi andiamo a vedere in questo caso, noi abbiamo che questo puntatore main, questi qui li vedete? O sono piccoli? Là in fondo, che dite? Perfetto. Ok, questo puntatore main punta alla testa del branch. Quindi tutto quello che viene referenziato da questo puntatore, in modo ovviamente ereditario, allora fa parte di quel branch. Quindi se noi vediamo, noi da questo puntatore main siamo in grado di arrivare a questo commit, da questo commit però siamo in grado di arrivare a tutti questi commit tranne questo. Quindi la vera risposta è che dentro main sono contenuti tutti i commit tranne questo qua. Ok? Per dev invece come funziona? Dev contiene tutti questi commit qua in basso, ma anche questi due in alto. Ok? Questa qui è una rappresentazione un po' più utile quando andiamo a fare delle operazioni un po' più avanzate, anche perché ci permette di capire bene come funzionano i merge, per dire. Questa cosa non va a spiegare nessuno, non ho mai capito perché. A me sembra una cosa semplicissima, che però intuitivamente non è intuitiva, appena la scopri molte cose diventano molto più semplici. Altra cosa che aggiungiamo, tag, branch e altre cose che adesso andremo a vedere, Git le chiama riferimenti, ref. Se voi trovate sulla wiki di Git, viene detto, qui devi metterci un ref è qualsiasi cosa che identifica un commit, quindi un puntatore a un commit. In alcune funzioni voi potrete mettere qualsiasi tipo di ref, in alcune ci andranno solo i ref branch, in altre ci andranno solo i ref tag, ma il concetto è che se voi volete identificare un commit, per esempio, con git tag. Git tag abbiamo visto che tu hai git tag, nome che vogliamo dare al tag, e poi un riferimento al tag. Prima abbiamo visto lo SHA, ma noi potremmo metterci qualsiasi cosa lì dentro. Chi è che mi risponde a questa domanda? A quale commit noi attacchiamo un nuovo commit, generalmente? Chi è che mi risponde a questa cosa qua? Non ci sono risposte sbagliate. Vai. Perfetto, giusto. Dipende su quale branch siamo. E su che branch siamo? Cioè, come faccio a capire che io sto su un branch?
L'ultimo riferimento sarà? Scusa, non sto sentendo niente. Sì? Ok. Ok, stai un po' eludendo la domanda, ma mi sembra anche giusto, perché giustamente ti mancano alcune informazioni. Però sì, il concetto dietro è quello, assolutamente. Sì, il concetto era sempre appunto legato all'idea di branch come ultimo commit di questo branch di che abbiamo identificato, quindi il nostro puntatore al branch di cui parlavamo prima. Più o meno è questo che intendevi, giusto? Più o meno, dai. Ok. La risposta più precisa, ma non perché quella sia sbagliata, ma perché semplicemente manca un pezzo per arrivare alla risposta completa, è questa qua. Esiste un riferimento tra quelli che abbiamo visto che si chiama add. Questo riferimento add è molto, molto importante. Ci dice qual è il branch su cui stiamo lavorando, che è esattamente quello che ci dicevi prima te. Generalmente, perché ci sono delle situazioni che non analizzeremo troppo oggi nel dettaglio, ma potrebbe essere anche che non sia così. Prendiamo per esempio di nuovo il grafo di prima. Cos'è che vediamo? Che in questo momento, se io facciamo così, se io adesso lanciassi il comando git branch abbiamo visto che ci fa vedere la lista dei branch che ci sono attivi e ci evidenzia qual è il branch attivo in questo momento, quindi qual è il branch in cui siamo. In questo caso cosa mi farà vedere? Cos'è che vedrò facendo git branch? Rispondo io perché sennò aspettiamo 3 ore perché siete timidi. Vedremo la lista main e dev, ma vedremo che è evidenziato dev. Perché? Perché la add sta puntando all'ultimo commit del branch dev, ok? Com'è che si muove questa testa? Cos'è che fa muovere questa testa? Perché se stesse sempre lì, ovviamente noi avremo i commit che puntano tutti sempre allo stesso genitore, quindi in qualche modo questa testa si muove anche se noi non ce ne accorgiamo, cioè anche se esplicitamente noi non la facciamo muovere, lei si muove. Delle idee? Che cos'è che potrebbe far muovere? Che comandi fanno muovere questa testa, secondo voi? Ovviamente quelli che abbiamo già visti, non vi chiedo comandi che non abbiamo. Facendo un commit, esattamente. Però è la terza che ho messo, quindi non vado avanti. Altre idee? Scusa? Perfetto, cambiando branch. Esattamente, è la prima che speravo. Cambiando branch, la head si sposta sul branch attuale. Poi abbiamo creando un commit, come è stato detto, esattamente. Quando viene creato un commit, dov'è che viene spostata la head? Al commit che abbiamo creato, all'ultimo, ok. Altri casi? Quando è che viene spostata la head, secondo voi? Scusa? Revert? No. No, non ho capito. Reset o revert? Revert. Dov'è Marco? L'hai spiegato revert l'ultima volta? Ok, no, niente. Allora, bocciata la risposta. Però era giusta. È giusta. Però è spoiler per dopo. Altre idee? Un'altra cosa simile a fare un commit che abbiamo visto? L'abbiamo nominata anche questa lezione, non nel recap dopo. Nessuna idea? Hai guardato le slide? La merge, è giusto. Quando fate una merge, ovviamente cosa viene fatto? Quella merge viene associata a un commit, generalmente, poi vedremo che la merge è un comando molto particolare, ma la head viene spostato sul commit creato dalla merge. Altre? Ne ho segnate un'altra soltanto ancora. Reset? No, tienila. Hold on, tienila lì. Un'altra che abbiamo visto verso la fine dell'altra lezione? Vabbè, questa è un po' subdola, facciamo che ve la dico io, è la pull. Quando fate la pull, implicitamente state facendo anche una merge. Questa cosa poi
Non so se la spiegheremo, non la spiegheremo, se volete ve la spieghiamo in differita. Quando fate una pull viene effettuata anche una merge sotto il cofano, quindi anche in quel caso viene spostata questa head in modo implicito. E se voglio spostare la head invece in modo esplicito, ho il comando checkout. E insieme al comando checkout ho il comando reset, anche reset sposta la head in modo esplicito. Checkout come funziona? Noi gli diamo, l'abbiamo già visto checkout l'ultima volta, solo che abbiamo detto checkout è una roba che si tende a non utilizzare. Non si usa più per spostarsi tra un branch e l'altro, ma si usa ancora invece per spostarsi su un determinato commit. Quindi cosa facciamo? Git checkout hash del commit e come vedete ci siamo spostati su quel commit là. Ok? Abbiamo scelto noi il commit dandogli l'hash in pasto. Ho skippato troppo? No? Non è vero? Oh, ok. Questa cosa prendetela, tenetela in tasca, perché nel momento in cui succede siete contenti di averla saputa questa cosa. Vi può capitare, adesso meno, perché hanno introdotto switch, ma prima quando c'era checkout succedeva ogni 30 secondi, ed è il motivo per cui checkout si tende a non utilizzare più, quando la head punta un commit, ma questo commit non è a sua volta puntato da un identificatore di tipo branch, allora siamo nella situazione detached head, ok? Questa roba vi salterà fuori e quando vi salterà fuori vi troverete git status con scritto un bel alert enorme con scritto detached head e voi smadonnerete per riuscire a capire come tornare con una head attaccata, come definisce lui. Adesso, è buono saperlo. Come vi dicevo, prima succedeva di più, quindi prima era importante capire come uscire da questa situazione. Ora lo è meno perché succede molto, molto più di rado. Di base, per uscire da questa situazione, reset oppure di nuovo checkout, però puntando a un branch. Ritorniamo, come stavamo dicendo, al comando reset. Quando lanciamo il comando reset, Allora, siamo in un branch. Per cosa potremmo voler usare reset? Dimmi. Scusa? Tra? Revert non l'abbiamo ancora visto, però. Lo vediamo dopo. Avevi seguito l'altra lezione? Non ti sto interrogando, non ti preoccupare, già non devi sapere tutto. Ok, allora. Noi nel push andiamo a prendere la differenza dei commit che mancano al remote, noi gli diamo quei commit che mancano, ok? Quindi se lui arrivava fino al commit 5 e noi andiamo a fare altri 4 commit, noi gli diamo quei 4 commit quando facciamo la push. La pull fa la stessa cosa al contrario, quindi mettiamo che qualcuno sul remote ha caricato dei commit che noi non abbiamo, la pull che cosa fa? Tira giù questi commit e cerca di mergiarli alla nostra history, quindi cerca proprio di attaccarli sulla nostra history. Ok? Allora, non fatevi ingannare da questa roba del merge. Quando fate la pull, potete fare solo merge molto, 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 molto semplici. Cioè, nel senso, se, per esempio, facciamo un esempio. Voi avete uno stato, ok? Il remote ha uno stato. Voi e un vostro collega scaricate questo stato e quindi siete sincronizzati. Se adesso entrambi fate un commit e uno cerca di caricarlo, ce la farà, ok? Riesce a caricare questo commit aggiuntivo. Se l'altro proverà a caricare il suo commit, e a questo punto succede qualche problema, perché non siamo più in uno stato coerente, ok? Se cercasse, per esempio, invece di fare una pull, cosa succede? È stesso problema, perché anche in locale avresti uno stato incoerente. Quindi la pull funziona solo in casi molto, molto semplici, se no bisogna gestire in altro modo. Ti vedo molto dubbioso, dimmi tutto. Ma posso così? Ok.
Ritorniamo indietro. Allora, cosa succede quando lanciamo un reset? Quello che facciamo praticamente è andare a prendere il nostro riferimento del branch e andare a spostarlo sul commit che abbiamo detto. Quindi il branch corrente dove eravamo, mettiamo che fossimo su dev, andiamo a fare il nostro reset verso un determinato commit, quello che succede è che noi andiamo a prendere quel puntatore a quel branch e lo andiamo a spostare su il commit che ci si aspetta fosse più indietro nella history. E cosa succede a tutti quei commit che invece a questo punto non sono più referenziati, quindi non hanno più qualcosa che li punta? Facciamo una cosa, andiamo a prendere magari... Ok, qua. Allora, noi mettiamo che ci troviamo su questo commit, ok? Quando andiamo a fare un reset e andiamo su questa head qua, cioè adesso lasciate stare che c'è head, ma prendiamo questo commit qua, cosa succede a questi due commit qua sopra? Che fine fanno quei due commit lì? Un audace? Una persona audace che ci dice che fine fanno quei commit lì? Eh? Detached è uno stato nostro, dei repository, cioè noi ci troviamo in uno stato detached. Non fa parte di nulla, smettono di essere referenziati. E cosa succede in C quando qualcosa smette di essere referenziato? Abbandonato nella memoria. Se c'è un garbage collector, non è il caso di C, ma magari di altri linguaggi, a un certo punto verranno eliminati, che è quello che succede in Git. In Git c'è un garbage collector che a un certo punto vede che quei commit lì non sono più referenziati e quindi dice via. Questo funziona sui server, sul vostro computer generalmente questo garbage collector non c'è. Oppure rimangono lì e occupano memoria, però non sono evidentemente più raggiungibili. Ora, capendo che cosa che abbiamo fatto col reset, cioè quello che abbiamo fatto è spostare il nostro riferimento al branch a un commit vecchio. Vi vengono in mente modi per risolvere il problema? L'altra volta abbiamo detto che se facciamo reset faccia un casino. Ok? Siamo in grado di risolvere questo casino? Abbiamo delle idee su come risolvere questo casino? Ritorno di nuovo ancora alla slide di prima. Allora, siamo dove c'è la head, quindi abbiamo perso gli ultimi due commit, perché abbiamo fatto un reset a questo commit qua. Come facciamo a ritornare nella situazione precedente? Qualche idea? Nessuno? Cambiamo branch o come? Dimmi, cosa faresti te? Cambierei branch dev. Sì? Poi fare il merge di quel commit a main. A main? Ma se io cerco di fare il merge di questo commit a main, andrò a creare un nuovo commit qua, cioè in realtà qua, che sarà il merge di questo commit qua e di questo commit qua. Questi qui comunque li ho persi. Ok. Cos'è questa roba qua? Eh? Non è un tag, è l'hash del commit. E l'hash può essere utilizzato come un riferimento. Quindi nel momento in cui noi abbiamo effettuato un reset che ha fatto dei danni e vogliamo ritornare indietro, quello che ci basta è avere un riferimento all'ultimo commit che noi abbiamo differenziato, ok? Che può essere un tag, se siamo fortunati che abbiamo lasciato un tag, magari abbiamo lasciato un tag e siamo fortunati, può essere l'hash, se ce l'abbiamo, perché non credo che vi mettiate a salvarvi tutti gli hash a mano, oppure c'è la strategia, invece quella un pelino più avanzata, che è utilizzare il comando git reflog. Che cos'è che fa git reflog? Vediamo qui un esempio di git reflog dopo che è stato fatto un reset. Vi dice qualcosa questa cosa qui in alto? Vi dà qualche vibes? Poco? Vabbè, allora ve lo dico io. Reflog ci
logga praticamente tutte le volte che un riferimento viene spostato, tra cui anche la head. Quindi quando la head viene spostata, cosa che succede quando facciamo un reset, Reflog ne tiene traccia. Quindi noi qui dentro siamo in grado di identificare lo SHA dell'ultimo commit che avevamo prima di fare il nostro reset. Quindi noi troviamo il nostro hash. Una volta che abbiamo il nostro hash, rilanciamo un'altra volta reset targetizzando quel commit e noi siamo tornati nella situazione che eravamo all'inizio. Ok? Passiamo al secondo argomento, un po' staccato della giornata. Questo è uno scenario che probabilmente in questo momento, per chi non è abituato a usare Git, è abbastanza lontano dalla propria richiesta di necessità. Ho bisogno di qualcosa per gestire questo scenario, ma può succedere. Cioè, quindi mettiamo che noi stiamo lavorando a una feature sul nostro repository. Facciamo una modifica importante a un file, ma ci rendiamo conto a un certo punto che quella modifica c'è fastidiosa per fare qualcosa, perché magari volevamo fare due modifiche, abbiamo iniziato a farne una, ma vediamo che questa è dipendente da qualcos'altro. E quindi vogliamo poter ripulire la cartella in cui stiamo lavorando, però non perdere quella modifica, perché magari sarà utile in un secondo momento poterci fare un commit. Per fare questa cosa abbiamo il comando stash, che è un comando che userete tantissimo. All'inizio può sembrare una cosa assolutamente superflua, ma poi vi rendete conto che è veramente tanto utile. Che cos'è che fa semplicemente stash? Prende tutto quello che abbiamo nella nostra cartella che non è stato committato, quindi quello che quando noi facciamo git status ci viene detto che è modificato o cancellato, lo va a salvare in un'area interna di git e ci rimette la cartella dove stiamo lavorando nell'ultimo stato in cui eravamo con un commit, il commit a cui stiamo puntando con la nostra head in questo momento. Quindi proviamo a vedere come funziona questo stash. Partiamo da una working area sporca, quindi in cui abbiamo inserito alcune nostre modifiche. Lanciamo il comando git status, giusto per avere un'idea di com'è la nostra situazione. Qui vediamo che abbiamo due file modificati nella cartella components. Ok? Mettiamo che noi vogliamo spostarci a lavorare su qualcos'altro, ma non vogliamo perdere queste modifiche. Una soluzione potrebbe essere creare un branch parallelo in cui andiamo a mettere un commit con queste modifiche, ma potrebbe essere che magari vogliamo fare una cosa un po' più rapida e non abbiamo intenzione di tenere questa informazione più a lungo di una decina di minuti. Allora, quello che possiamo fare è appunto lanciare git stash. Git stash salverà tutto il lavoro che è stato modificato, quindi quei due file che abbiamo modificato dentro un'area, e ci ripulirà la nostra working area. Se rilanciamo git status, quello che vedremo è che la cartella è pulita, quindi abbiamo di nuovo la situazione esattamente quando abbiamo clonato, esattamente quando abbiamo fatto un commit, comunque pulita. Tutte queste informazioni vengono messe in un'area che si chiama staging area, in modo abbastanza informale. Ogni tanto nella wiki viene chiamata staging area, in altri momenti viene chiamata in altro modo, che sta dentro quella cartella .git che appare quando voi andate a lavorare dentro un repository. Una cosa utile può essere andare a vedere che cos'è che c'è dentro questa staging area. Se vogliamo vedere se effettivamente abbiamo qualcosa nella nostra staging area che ancora non è stato commentato, possiamo usare il comando list. Quello che ci farà vedere è questa roba qua. Vediamo appunto che c'è un whip che arriva da main, associato a quel commit. Il commit che vedete lì di fianco, praticamente è il commit in cui è stato fatto quel stash. Quindi noi avevamo la nostra head che puntava a quel commit quando abbiamo fatto il nostro git stash. Cosa importante, la staging area si comporta come uno stack. Quindi se noi andiamo a lanciare git stash più volte, questo andrà a creare uno stack dove piano piano andrà a impilare questi cambiamenti. Perché questa cosa è importante? Perché noi vogliamo generalmente andare ad accedere a questi cambiamenti al singolo blocco. Quindi non vogliamo, se abbiamo fatto stash 5 volte, quando andiamo invece a ritirare fuori i nostri dati dalla stash e prenderli tutti, ma magari ne vogliamo solo un'iterazione di questo stash.
Quindi multiple esecuzioni appunto di stash vanno a pushare un altro blocchettino sullo nostro stack. Qui c'è un esempio. Qui per esempio abbiamo fatto tre volte abbiamo eseguito stash quando eravamo sullo stesso commit. E questa cosa è un problema. Cosa ho messo qui, cosa ho messo qui, cosa ho messo qui, o me lo ricordo a memoria, o è abbastanza un problema. Quindi una buona idea sarebbe associare un messaggio a ogni elemento di stash che è andata a creare. Fateci caso, la stash è gestita esattamente come uno stack, quindi quando lanciate la prima volta git stash, andrete a metterlo sul fondo di questo stack, poi il secondo andrà a impilarsi sopra e poi il terzo andrà a impilarsi sopra e così via. Se vogliamo accedere a questa informazione, quindi andarla a recuperare, possiamo usare il comando pop. Col comando pop quello che facciamo è recuperiamo solo uno di questi elementi di stash, quello che sta più in alto, e lo applichiamo di nuovo sulla nostra working area. Quindi come vedete funziona esattamente come uno stack. Qui abbiamo lanciato il nostro comando git stash pop. Quello che viene fatto è che viene tolta un blocchettino di stash dal suo stack e viene rimesso sulla nostra working area. In questo caso è lo stesso blocchettino di stash che avevamo ottenuto alla prima volta che abbiamo fatto questa iterazione in questo caso. Un'altra cosa che può essere utile, questa capita alcune volte di volerla usare, ci sono dei scenari un po' particolari in cui è molto comoda sta roba qua. Se usate apply, quello che viene fatto invece di fare il pop dello stack, viene semplicemente tirato fuori tutte le informazioni da quell'elemento di stash, ma non viene tolto dallo stack. Quindi voi continuando a fare git stash pop andate a svuotare lo stack. Con apply semplicemente prendete le informazioni dell'ultimo blocchettino, ma non lo andate a togliere dallo stack. Passiamo alla parte interessante invece lo dico io, poi vediamo se sarà così anche per voi, la parte interessante di questa lezione. Allora, abbiamo visto i primi comandi che effettivamente sono una lezione 1 più qualcosina, quindi qualche informazione. Abbiamo visto la parte invece di come gestire la history, che quella invece è una cosa molto utile da conoscere quando ci si approccia a Git, perché semplifica molto i lavori avanzati. Andiamo a vedere qualcosa di più. Partiamo dal fatto che conoscere tanti comandi di Git non è che sia l'unica cosa utile che possiamo avere dalla nostra per poter utilizzare bene Git. Bisogna anche avere dei comportamenti che siano effettivamente efficaci nell'utilizzare questi comandi. Facciamo uno step indietro e andiamo a vedere una definizione, come ce ne possono essere tante, di cosa sia Git. Questa per esempio l'ho presa da Wikipedia. Quello che mi interessa non è tutto, ma è questa frase in particolare. Soprattutto sul fatto che Git è pensato per il lavoro coordinato, quindi per permettere a più persone di lavorare sullo stesso codice. E sta roba è molto figa, ci permette di fare cose veramente tanto fighe. Pensate appunto a quello che dicevamo all'inizio, il software open mondiale si basa principalmente su Git, quasi tutto è su Git, Linux è su Git, ma tantissima roba che usate voi tutti i giorni senza rendervene conto vengono sviluppate basandosi su Git. Avendo tantissime persone che collaborano su un singolo progetto, prendiamo il kernel Linux, che è un esempio direi abbastanza lampante, visto che credo che sia il repository con più commit in assoluto nella storia di GitHub, è utile avere delle pratiche per poter lavorare, delle pratiche di comune accordo. Non basta che tutti sappiano usare Git, perché ci sono alcuni pattern che alcune persone preferiscono, pattern che altre persone preferiscono, e gente che magari conosce benissimo Git, sa usare tutti i suoi comandi, però poi quando deve mettere all'atto pratico tutte queste conoscenze decide di prendere la strada più pigra e quindi rendere il lavoro abbastanza un inferno a qualcun altro. Sono tanti i tool che ci permette Git, che ci offre Git per poter lavorare su progetti con più persone che partecipano. Stiamo attenti,
Se adesso voi farete, molti di voi, adesso non so quanti sono quelli che arrivano a questo corso per via di ingegneria del software, vi troverete a lavorare in dei gruppi. Adesso non so, quest'anno vi hanno già detto da quante persone saranno i gruppi? 4, perfetto. 4 persone che lavorano su un repo, tempo 10 minuti, è un disastro se non vi mettete d'accordo, succede il macello. E soprattutto mi è capitato di vedere dei progetti di ingegneria del software dove venivano fatte delle scelte di design della parte Git molto discutibili, che rendevano veramente tanto complicato il poter collaborare. Quindi bisogna stare molto attenti e soprattutto bisogna avere delle regole di comune accordo. Ok, partiamo con questo esempio che potrebbe essere molto utile per voi, nel senso che se lavorate bene a ingegneria del software, teoricamente questa cosa ci arriverete a un certo punto. Mettiamo che voi avete il vostro team di 4 persone, ok? E avete deciso che ognuno fa qualcosa, ok? Mettiamo adesso, l'anno scorso era un server client, mi pare, il progetto. Qualcuno che l'ha fatto l'anno scorso? È praticamente uguale, perfetto. Quindi mettiamo che abbiamo 2 repo, quindi... ipotesi, immagino di no, perché magari una cosa fatta meglio richiederebbe 3 repo, quindi una repo? Ok, non giudico le scelte di pattern su queste cose qua. Ok, quindi una repo, quindi a maggiore ragione cosa succede? Che dovete lavorare in 4 persone su una repo, quindi cosa farete? Immagino che vi dividerete i compiti, direte io faccio la parte di client, io faccio la parte di server, io faccio la code base che viene utilizzata da entrambi, io scrivo le specifiche per il protocollo di comunicazione, robe comunque di questo genere. Quindi vi dividerete il lavoro, quindi avrete il lavoro totale che viene diviso su queste 4 persone. Generalmente non è in modo equo, però quello lì è un problema vostro, non mio adesso. Come facciamo a gestire questa cosa senza che diventi un casino in proprio 0 secondi? Questo qui è un concetto che ritroverete molto spesso nei sistemi Git. Piccolo skip alla prossima giornata. Quando voi andate su GitHub e trovate un repository di un software che, per esempio, prendiamo il kernel Linux, o magari andiamo su qualcosa di molto semplice, trovate il repo di la base di VS Code, quindi Visual Studio Code, che è code, sì, VS Code. Troverete un file, generalmente, un file che vi spiega quali sono le migliori pratiche per poter collaborare a quel progetto. Quindi vi spiegherà che cosa fare, soprattutto che cosa assolutamente non fare, e spesso troverete queste due parole, feature branch. Che cos'è il feature branch? Prendiamo questo semplicissimo repository, qui siamo proprio all'inizio, abbiamo solo 3 commit su main e non abbiamo assolutamente altri branch in questo momento. Mettiamo che adesso qualcuno vuole iniziare a lavorare una feature, quindi siete voi, e volete iniziare a lavorare su una feature che vi è stata assegnata. Qual è un buon pattern per gestire questa cosa? Primo, organizzare il lavoro. Che sembra banale, ma molti non ci pensano. Ci si aspetta che prendiate il vostro lavoro e lo dividiate in delle feature, quindi delle feature logiche. Quindi, se devo implementare il client, ipotesi potrebbe essere... Le feature potrebbero essere implementare i vari componenti di questo client, ok? Ordiniamo queste feature, quindi prendo tutte le mie feature che ho, le ordino per dipendenza, sicuramente non andrò a implementare la chat senza aver implementato prima il box di testo o comunque un minimo di protocollo di comunicazione, almeno un'interfaccia del protocollo di comunicazione. Quindi devo ordinare queste mie feature per capire quali sono quelle che bloccano le altre, quindi quali sono quelle che vengono prima da sviluppare e poi quali sono le ultime da sviluppare. Poi questa cosa è iterativa, non è detto che voi partite, avete il vostro lavoro e subito capite quali sono le feature che vi serviranno per la fine del lavoro, però arrivate, iniziate a tirar fuori le feature che vi servono in quel momento, poi fate sempre in tempo ad arrivare ad aggiungere altre feature. Prendiamo la prima. Quindi quella che ha meno dipendenze in assoluto, quindi quella che può essere sviluppata subito in questo momento, e quindi sappiamo che noi dovremo lavorare su questo, quindi partiamo a lavorare questo. Questo è il primo lavoro che faremo.
creiamo un feature branch. Che cos'è un feature branch? È un branch che noi associamo allo sviluppo di una specifica funzione, di una specifica proprio feature di questo progetto che stiamo andando a sviluppare. Quindi andiamo a fare il nostro bel git switch meno c e il nome della feature branch. Questo formato non è a caso. Generalmente queste cose qua vengono demandate, l'assegnazione, cioè praticamente la creazione di questi piccoli elementi che vanno creati, vengono demandati a un software terzo. Potrebbe essere GitHub, potrebbe essere GitLab, oppure ce ne sono anche altri. Con il termine di issue, anche questa la vedremo la prossima settimana. Qual è il concetto? Che ogni feature generalmente viene assegnato un nome, new post in questo caso, e un numero incrementale. Perché è utile? Perché il numero incrementale ci fa capire che stiamo lavorando proprio su quella feature che è segnata in quel software con quel numero incrementale. La scritta di fianco perché è comoda per noi, che almeno sappiamo effettivamente su cosa stiamo lavorando. Quindi abbiamo fatto il nostro switch, abbiamo creato il nostro branch vuoto, ovviamente. Sviluppiamo la feature, questo non è da sottovalutare, quindi mettiamo che noi abbiamo fatto questi tre commit che vanno a sviluppare effettivamente la feature. Vedete che noi non abbiamo fatto i commit sul nostro branch principale, ma su questo branch dedicato alla feature. Una volta che la feature è pronta, l'abbiamo magari fatta anche testare al nostro, alla persona nel gruppo che si occupa di testare il codice, magari avete scelto che uno, ognuno scrive il suo pezzo, ma tutti poi testano i pezzi di tutti. E non parlo solo di test di funzionamento, ma anche test di qualità del codice, quindi dite magari io voglio che il codice sia scritto con questo formato, con questo paradigma, andiamo a controllare che chiunque abbia rispettato questa cosa quando siamo ancora nel nostro feature branch, poi andiamo a mergiarlo dentro effettivamente il nostro main. Quindi andiamo a fare il nostro git switch su main, ricordiamoci che quando facciamo la merge dobbiamo sempre spostarci nel branch in cui vogliamo importare le modifiche, e andiamo a lanciare il nostro git merge. Cosa succede? Ci troviamo in questa situazione qua, ok? Questo è un modo sano di lavorare, ok? Non abbiamo pushato nulla su main, non c'è mai stato un commit che è stato creato associato direttamente a main. Quello che abbiamo fatto è che le feature le abbiamo sviluppate in un branch a parte, che poi siamo andati a mergiare in main. Quando siamo a questo punto, possiamo tranquillamente andare a eliminare il riferimento al branch 1 new post. Però, fermi un secondo. Se siamo tutti d'accordo che main punta qua, dopo il merge, dov'è che punta uno new post? Non avete tante possibilità, cioè sono tipo tre, se le elenchiamo tutte sono tre. Una di quelle è quella giusta, sparate. Dove? Su main, quindi tu dici qua, ok. Quanti d'accordo con questa affermazione? Vi vedo troppo timidi, eh? Dai sulle mani che magari poi gli altri si aggregano alla vostra risposta. Quindi quanti dicono su main? Sulle mani! Ok. Altre risposte? Chi non ha tirato sulla mano, cos'è che pensa che invece potrebbe succedere a quel branch? Punta? Questo qui intendi? Aspetta, questo? Sì. Ok, non ce la faccio, difficilissima questa cosa. Ok, quanti invece sono d'accordo che punta a questo commit? Sulle mani? Molti meno. Ok, terza risposta, la dico io, non punta da nessuna parte. Chi è che dice non punta da nessuna parte? Sulle mani? Da solo, solo te, unica persona. Vabbè, vuol dire che tanti non hanno un'idea, in questo momento non vogliono esprimerla. Allora, chi è che ragiona? Hai ragione te. Punterà qua, ok? Perché non punta su main? Perché quando noi abbiamo fatto il merge, dov'è che ci trovavamo? Ci trovavamo su main. Quindi noi le modifiche le abbiamo fatte sul branch main, non sul branch 1 new post, che è rimasto qua perché noi eravamo qua, la nostra head era qua, quindi non c'entrava nulla con questo. Quindi noi avremo qua un branch che punta qua e un branch che punta qua, ok? Se avete sbagliato non è assolutamente importante, è semplicemente un comportamento di Git, lo si prende per buono, non diciamo che sia giusto o sia sbagliato, semplicemente sappiate che è così. Quindi che cos'è che succede a questo punto?
e cancelliamolo sto feature branch, tanto oramai l'abbiamo usato, cioè il suo arco di vita è finito, ha fatto quello che doveva fare. L'abbiamo creato, abbiamo sviluppato la feature, l'abbiamo mergiata in main, adesso possiamo tranquillamente eliminarla. Per eliminarlo, non l'abbiamo visto l'altra volta, lo vediamo adesso, si usa il comando git branch -d, seguito dal nome del branch. Ok, qualcuno è spaventato che facendo questa cosa possiamo fare danni? Chi è che ha paura? Dai, non è brutto avere paura. Tu hai paura? Anch'io ci avrei paura al tuo posto. Perché non dobbiamo avere paura in questo caso, ma dobbiamo avere in tanti altri casi? Perché non abbiamo fatto modifiche sul main. Non abbiamo fatto modifiche sul main? Ok. Prima del main, quindi, interpreto, tu intendi qua non abbiamo fatto modifiche? Nella gialla in alto. Noi siamo già in questo stato, qui siamo sicuri che siamo in questo. Io in questo momento qui ti sto dicendo, a eliminare il riferimento a questo commit qua, col branch 1 new post, è pericoloso? La domanda era quella che avevi capito prima? E quindi tu mi dai questa risposta, ok? No, non è per quello. Ci stai ripensando. Vai tranquillo. Perché io mi sento tranquillo a fare questa operazione? Nessuna idea? Vai te. Sulla voce però se non ti sento niente. Ok, allora tu dici elimino solo le ultime modifiche che ho fatto, però noi sappiamo... Cioè, e dici, non perdi la storia, perché la storia rimane lì. E perché la storia rimane lì? Perché noi un puntatore a questo commit ce l'abbiamo ancora. È questo commit qua. Ricordiamo che, come abbiamo visto all'inizio, questo commit qua di merge punta ai suoi due genitori. Quindi ai due commit che sono stati mergiati per ottenere questo commit. Quindi avrà un puntatore che va a questo commit qua e un puntatore che va a questo commit qua. Quindi no, non stiamo perdendo la history, è corretto quello che dici. L'altra parte invece ti rispondo invece dicendoti noi le modifiche ce le abbiamo solo dentro il commit, quindi di base non è che abbiamo altre modifiche qua, quindi siamo tranquilli, sicuramente non abbiamo perso niente. Noi quel commit ce l'abbiamo referenziato, le modifiche, se vogliamo proprio parlare di modifiche, ce le abbiamo sia in questo commit qua, ma anche in questo perché le abbiamo importate, quindi siamo tranquilli, ok? Per questo che era importante il discorso che abbiamo fatto prima sui tag. Nel momento in cui noi abbiamo un modo per referenziare questo commit, siamo tranquilli, non lo perderemo, possiamo tranquillamente togliere tutti gli altri riferimenti. Quindi noi abbiamo main che lo referenzia, possiamo stare tranquilli, non serve un altro puntatore come uno new post per andare a referenziarlo, quindi noi possiamo tranquillamente cancellarlo. Ripetere, andare avanti. Ripetiamo questi sei passaggi, anzi questi cinque passaggi, finché non abbiamo finito tutte le feature da sviluppare, tutto il nostro lavoro si è completato. Questo qui è un pattern che può funzionare abbastanza bene. Ok, quindi ripetiamo. Cos'è che può succedere? Può succedere che generalmente ci va bene, quindi non succede niente. Ma questa cosa qua è molto più utile di andare a mettere i nostri commit su main. Ma qual è il punto di forza di questo sistema qua? Che noi, man mano che andiamo a inserire i nostri commit, stiamo lavorando sul nostro branch personale, è vostro, non è del team, è vostro. Quindi non vi dovete aspettare di generare conflitti quando andate a inserire commit, siete sicuri che nessun altro lavorerà su quel branch lì. Quindi potete farci un po' quello che volete. E questo è un grande vantaggio, perché state attenti che quello che va su Git poi non esce più da Git. L'abbiamo visto anche con reset. Anche se facciamo reset, comunque i commit rimangono lì. Poi magari c'è un garbage collector che li va a togliere, ma non è detto. Quindi rimangono lì. Questo feature branch è nostro invece. Ci lavoriamo noi, ci facciamo quello che vogliamo, siamo sicuri che non ci saranno conflitti, a meno che non facciamo casino noi. Ma tipo, ho due computer, mi dimentico di fare il pull quando da un computer all'altro, vabbè, magari faccio qualche commit che si sovrappone, quelli li gestisco, ma nel caso generale non abbiamo conflitti.
Quindi nel caso generale sta roba è semplicissima. Ma il merge finale, quello invece purtroppo no, quello potrebbe avere conflitti. Potrebbe tranquillamente succedere che qualcun altro stava sviluppando sul suo feature branch, ha deciso di mergiarlo in main e noi ci troviamo in una situazione di questo genere, per dire. Ok? Qua siamo esattamente alla situazione di prima. Semplicemente è una situazione di prima un pelino più avanzata nel tempo e soprattutto con qualche informazione in più per noi. Qual è l'informazione che ci portiamo a casa in più adesso? Che qualcuno aveva fatto il suo feature branch prima di noi. Questo zero virgule feature. Qualcuno l'ha fatto, poi è stato fatto un commit su main, quindi già non è una bellissima pratica, ma magari questo qui è arrivato in qualche altro modo, poi lo vedremo. Poi cosa succede? Noi iniziamo il nostro sviluppo, ma nel momento in cui noi stiamo sviluppando, il nostro collega ha già fatto la sua merge. Quindi che cos'è che succede in questo caso? Quando io andrò a fare questo merge, cosa succede? Che succede? Nessuno? Devo fare sicuramente un pull, quindi io qua, fatto il pull, mi trovo in questa situazione anche in locale, quindi ottima come risposta. Nel momento in cui sono in questa situazione in locale, cos'è che fareste voi? Io devo mergiare, il mio obiettivo in questo momento è mergiare il nostro feature branch dentro main, però sempre col fatto che qualcuno ha già mergiato il proprio feature branch. E cos'è che è la vera fregatura? È che qui abbiamo due potenziali problemi che possono saltare fuori. C'era una mano alzata però, qualcuno voleva intervenire? Mano ritirata. Primo problema che può saltare fuori, questo qui immagino che ci siete arrivati tutti, ne abbiamo parlato anche prima, questo merge può generare conflitti. Ok? Quando noi andiamo a mergiare il nostro feature branch su main, che cos'è che succede? È che queste modifiche non sono solamente additive, come lo sarebbero state nel primo caso, perché cos'è che succedeva nel caso precedente? Andiamo un attimo a vedere, forse ce l'ho anche qua. Non ce l'ho anche qua, andiamo un attimo a riprendere. Ok. Guardiamo questo grafo qua, cos'è che succede qua? Noi stiamo solo aggiungendo commit, non ne stiamo modificando, non stiamo modificando la struttura della history. Che cos'è che succede quindi qua? Noi abbiamo uno stato, ok? Lo modifichiamo sul nostro feature branch e poi lo andiamo a rimergiare sopra. Ma qua non ci sono pallini su main, se vedete. Quindi cosa vuol dire? Che questo stato qua sarà l'unico che è responsabile per lo stato finale da parte di main. Quindi cosa vorrà dire? Che lo stato che noi andiamo a identificare qua sarà solo lo stato che abbiamo qua. Questa cosa è chiara? Perché potrebbe essere un po' complicata, però per me è abbastanza chiara se ci penso, ma potrebbe non esserlo se si è all'inizio. Vi ritrovate con questa cosa? Che il codice che noi troveremo dentro questo commit qua sarà esattamente lo stesso codice che troviamo qui dentro? Qualcuno che non è, cioè che rimane perplesso davanti a questa affermazione? Per tutti è chiarissima, è ovvio perché c'è questa cosa? Tu hai? Ok. Sì. Sì. Cioè qui in mezzo? Sì. Che è esattamente il caso che stavamo vedendo prima. Quindi fastidioso. In quel caso invece non sarebbe come stiamo dicendo. Quindi mentre qua siamo sicuri che quando facciamo il merge di conflitti non ce ne potranno essere, nel caso invece che stavamo vedendo adesso, qui non abbiamo più questa certezza. Quando noi andiamo a fare il nostro merge, questo merge potrebbe causare dei conflitti. Ma c'è un problema ancora più rilevante dei semplici conflitti che ci sono che si potrebbero generare quando andiamo a fare il merge, perché si generano conflitti quando andiamo a fare il merge, li risolviamo e ma intanto cioè, non è che ne scappiamo da lì, a un certo punto quei conflitti qualcuno li dovrà pur risolvere. Non è un problema. Ma il problema
più grande si lega al fatto che noi dovremmo pensare a un buon approccio per mantenere sano il nostro ego. E questo approccio qua è sicuramente sano. Prendiamo per esempio questa regola, che è una regola che va molto spesso su tanti repository. Sul primo branch, quello principale, che in questo caso era il main, ci vanno solo commit stabili, ok? Quindi quando io faccio delle modifiche le faccio sul feature branch, quando arrivano su main sono stabili, ok? Questa qui è una buona regola, è un buon pattern per lavorare, perché così so che quando io vado a prendere un commit su main, quella roba è stabile, funziona. Quindi quando io andrò a fare un branch da main per iniziare a sviluppare una nuova feature, io so che parto da una situazione stabile e non sto partendo dalla casualità. Che vi assicuro che quando lavorate con codebase molto grandi è una bella cosa da sapere, ma tanto bella. Tipo sapere che i test su main funzionano sempre, devono sempre dare tutti i check positivi, è una bella cosa importante. Sapete cosa sono i test in ambito di codice? Qualche idea? Ok, è il corso giusto, perché ingegneria software ne vedrete come di test. Ma il concetto è che generalmente quando voi scrivete un software, quello che fate è associate a questo software degli altri software che controllano che il primo software funzioni bene. Sembra una cosa assurda, è una figata incredibile. Vi permette di essere sicuri che quando andate a fare delle modifiche, se una cosa funzionava prima, funziona ancora adesso e non l'avete rotta. Ed è molto molto comodo. Per esempio, un'altra regola che potremmo mettere è che su main tutti i test devono sempre funzionare, quindi io non mergio niente se i test falliscono. Così quando qualcuno riparte da main siamo sicuri che possa partire da una situazione stabile. Vai pure. No, stabile, allora, non cambia, direi di no, ma stabile è più una definizione che gli dai te. Cioè puoi scegliere te in base al progetto. Su Git io non devo mettere codice che compila applicazioni per forza, io posso mettere qualsiasi cosa. Per esempio, voglio fare le slide, su main ci vanno solo le slide che sono pronte per un talk, ok? Sto facendo un libro, su main ci vanno solo i capitoli finiti e non capitoli lasciati a metà, ok? Lo scegli te, dal contesto, ma questa è una regola come ce ne sono altre che però ti devi autoimporre, quindi potrebbe essere valida in un caso e non valida in un altro. In generale è una buona regola da tenere. Se noi partiamo dal presupposto che il nostro feature branch è stabile, perché ci stiamo lavorando noi, quindi se non sappiamo noi che è stabile non lo sa nessun altro, e anche main è stabile, ok? Quindi l'ultimo comment, perché abbiamo detto che è la nostra regola interna del team. Quando io vado a fare questo merge, sarà stabile il codice? Tu dici no. Dici dipende. Dipende già mi piace di più come risposta. Siamo tutti d'accordo con dipende? O c'è qualcuno che dice sì è stabile? Qualcuno che ha coraggio di dire sì per me è stabile? Vai. Pensassi sì, perché? Prova a argomentarmi. Perché pensi che sia stabile? Hai delle idee? Scusa, ti sento bassino, riesci a alzare un po' la voce? Riesci a alzare un po' la voce? Ti metto in difficoltà? Ok. Però potrebbero aver toccato... Allora, è vero che in generale non vai a toccare cose separate, cioè nel senso, scusa, non vai a toccare cose che dipendono tra di loro. Però quello è un po' speri che non sia così. Cioè è difficile che sia, cioè perché voi vi dividete il lavoro, ci sarà qualcosa che confligge a un certo punto. Cioè è vero che tu puoi dire io lavoro solo in quella cartella, io lavoro solo in quella, ma quello non è un approccio sano. Cioè Git serve per evitare che tu hai la tua cartella, io la mia, lavoriamo tutti sulla stessa code base. Quindi quando io aggiungo una feature, non ne godo solo io, ne gode tutto il team, ok? Cioè l'approccio che si usava una volta, quello che potevi fare quello era io mi sviluppo la mia parte, tu ti sviluppi la tua e poi a un certo punto cerchiamo di unirla. Su Git questa cosa ci si cerca di superare, lavoriamo sempre sullo stesso code base. È Git che al massimo ci informa se stiamo facendo dei casini. Poi ci sono tutti i sistemi legati appunto ai test che mi permettono di capire se effettivamente questi casini stanno avvenendo. Poi quello lì, tranquillo che tu sei con l'ingegnere del software?
Perfetto, hai tanto tempo per divertirti su questa informazione qui. Ma ti direi, quindi no, in realtà non è detto che sia stabile questo risultato qui. È auspicabile, non è una certezza, ma noi abbiamo detto che su Main ci stanno le cose stabili, quindi non è che possiamo sperare che su Main ci vadano le cose stabili perché siamo fortunati. Abbiamo bisogno di un pattern migliore. Come detto prima, abbiamo detto che perché prima eravamo sicuri che la cosa funzionasse? Perché questo tipo di merge, che iniziamo a usare un po' di terminologia, è un merge non letteralmente, ma l'idea è che si chiamano fast forward merge questi qui. Cosa sono i fast forward merge? Sono quando il commit che vanno a mergeare su un branch definisce lo stato finale del sistema, quindi della mia merge. Quindi io quello che potrei fare è prendere questo commit, copiarlo qua e otterrei esattamente lo stesso risultato. In questo caso è vera sta cosa? Abbiamo detto di no. Abbiamo detto che qua noi non abbiamo lo stesso codice che abbiamo qua, perché in mezzo c'è stata questa roba qua, quindi qua dovremmo avere un merge che abbiamo detto potenzialmente potrebbe avere conflitti. Auspicabilmente non ce li ha perché siamo fortunati, perché lavoriamo abbastanza bene, ma non è una garanzia. Quindi col fatto che quel codice lì non è effettivamente lo stesso codice che abbiamo qua, noi non possiamo sapere se effettivamente sarà del codice funzionante. Ma anche per il semplice fatto che se noi dobbiamo risolvere quali conflitti, noi li dobbiamo pushare direttamente su questo branch qua. Quindi li abbiamo testati, abbiamo avuto modo di testarli? Non è detto. Non è sicuramente un buon pattern. Quindi troviamo un modo migliore per gestire questa cosa. Ritorniamo un attimo indietro prima del merge. Approcci, chi è che gli viene in mente un modo per gestire questa situazione in modo più pulito? Ricordiamoci sempre, su main roba stabile, sul nostro feature branch facciamo quello che vogliamo. Idee? Nessuno? Neanche uno? Parto io? Parto io. Allora, prima cosa, andiamo a prendere andiamo a prendere i commit che sono stati introdotti in main e ce li portiamo in feature branch. Perché questa cosa? Perché in feature branch possiamo fare quello che vogliamo. Quindi ce li portiamo qui dentro. Che cosa succede qua? Potenzialmente conflitti. Ci sono dei conflitti? Li risolviamo. Siamo su feature branch, possiamo fare quello che vogliamo. Dai. Ovviamente ci possono essere conflitti, va bene. Controlliamo la stabilità, quindi il concetto che avevamo detto prima. Compila? Passano tutti i test? È un capitolo finito? Le slide sono pronte per un corso? Vediamo. Lo è? Non lo è? Aggiungiamo dei commit nel caso per andare a mettere a posto quello che non sta più funzionando. Adesso facciamo il merge. Che cosa succede adesso facendo il merge? Che questo qui è diventato un merge fast forward. Perché noi cosa facciamo? Qua abbiamo importato le modifiche di main. Abbiamo creato un nuovo commit, quindi questo commit qua e questo commit qua coincidono. Contengono esattamente la stessa code base. Questo è un modo sano di gestire il problema, ok? Abbiamo rispettato la nostra regola d'oro. Però è un problema. Se dovessimo ragionare ogni volta così, non funziona molto bene. Ma anche per una cosa molto semplice. Il feature branch adesso non sta più importando una feature, sta importando una feature e le aggiuste per funzionare con questo sistema, però magari quello lì può andarci bene, ma il concetto è che sta roba fa schifo a livello di history. Vediamo poi in un secondo momento perché le history pulite sono utili, ma questa non è pulita, vi assicuro che è un problema. Fortunatamente Git ci dà dei tool per gestire questa roba. Step indietro, torniamo qua e analizziamo un attimo il problema di nuovo. È un po' pedante questa parte qui, ma vi assicuro che nel momento in cui dovrete applicarla sarete contenti di aver dovuto lavorarci un attimo sopra adesso. Se noi avessimo fatto il branch, l'avessimo creato in questo commit qua, ok, su questo commit qua, questo giallo, avremmo avuto problemi poi a mergeare? Sull'ultimo commit giallo. Invece di forcare qua, di fare il branch qua, l'avessimo fatto qua. Sarebbe stato meglio? Sarebbe stato peggio?
Chi dice meglio? Chi dice peggio? Prendo che avete detto quasi tutti meglio. Sì, sarebbe stato meglio, perché a quel punto sarebbe stato un fast forward merge. Ok. Quindi noi potremmo risolvere il problema semplicemente spostando tutti questi commit qua in testa a questo main qua. Ok? Se l'avessimo fatto prima, bene, magari non ci sarebbe neanche stata la possibilità di farlo prima perché magari i due branch sono nati nello stesso momento, hanno avuto sviluppi paralleli e poi uno semplicemente è arrivato veloce a mergiare, l'altro invece è nata di sfiga e si è beccata la patata bollente da gestire, però con i se e con i ma non si fa un cavolo. Invece, se noi ragioniamo in questo modo qua dicendo ok, e se volessimo spostarlo ora? Questa cosa qua ha un nome, questo tipo di approccio, dove noi andiamo a modificare qualcosa che esiste già, cioè andiamo a spostare dei commit, perché noi abbiamo detto che Git, i commit si aggiungono solo, non si tolgono mai e non, tantomeno si spostano, ok? Questa roba è chiamata riscrittura della storia ed è generalmente considerata una pratica terribile per i repository Git. E vedremo perché è considerata una pratica terribile. È che se noi continuiamo ad aggiungere commit, ma non li andiamo mai a togliere, noi siamo sicuri che non andiamo a creare casini per le altre persone che ci stanno lavorando sopra. E questo è sempre vero per quando lavoriamo in sistemi collaborativi. Però siamo fortunati a sto giro. Perché siamo fortunati? Perché generalmente noi la riscrittura della history non la possiamo fare, ma in questo caso, perché ci troviamo non in un ambiente collaborativo, siamo sul feature branch, il feature branch è nostro, ci facciamo il cavolo che vogliamo noi. Quindi in questo caso in particolare, se noi effettuiamo effettivamente delle riscritture della storia che si limitano solo ad andare a riscrivere il feature branch, è un problema nostro, ce lo siamo creati noi il branch, ci lavoriamo solo noi, facciamo quello che vogliamo noi su quel branch lì. Se qualcuno avrà dei danni a questa roba, ha violato lui la regola di farci lavorare da soli sul nostro branch. Quindi noi possiamo essere abbastanza tranquilli a riscrivere la storia in questi casi particolari. Come si fa? Esiste un comando che si chiama rebase, che è un comando utilissimo. Cosa fa rebase? Semplicemente prende tutti i commit che hanno una determinata radice e li spostano su un'altra radice, ok? Ti vedo pensieroso, adesso ci arriviamo, te lo spiego, è molto facile. Cioè, è complicata detta così, ma è facile se la vediamo. Prendiamo di nuovo l'esempio. Noi cosa andiamo a fare? Andiamo a voler spostare questo intero ramo, lo vogliamo andare a intestare qua. Quindi che cos'è che fa Rebase? Anzi, scusate, vediamo prima come approcciarci a questo problema. Quindi ci spostiamo nel branch che vogliamo andare a spostare, quindi ci spostiamo in uno new post. Quindi git switch uno new post, andiamo ad applicare rebase. Dov'è che li diciamo? Dov'è che vogliamo che venga appeso questi commit, questo branch? Vogliamo che vengano appesi su main, quindi glielo diciamo git rebase main. Quello che fa il nostro programma molto velocemente, se siamo fortunati, è portarci in questa situazione qua. Mettiamo che è andato tutto bene, facciamo di nuovo i nostri test per verificare che il codice sia stabile, perché adesso non siamo di nuovo sicuri che il codice sia stabile, ma guardate, siamo sul nostro feature branch, possiamo fare quello che vogliamo, andiamo a fare effettivamente le nostre operazioni per stabilizzare il branch e a quel punto possiamo andare a mergerlo tranquillo. E questo qui è di nuovo una merge in fast forward, ok? E quindi abbiamo risolto il problema. L'abbiamo risolto, direi, in una maniera molto più elegante, ok? Abbiamo la possibilità di avere una history lineare, senza strani giri. Perché sta cosa è molto, 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 molto utile? Qualche idea? Parliamo di review del codice. Qualcuno vi viene un'idea di perché sta cosa è veramente tanto utile? Torniamo indietro. Non stiamo andando indietro, stiamo andando avanti. Quanto indietro? Eccoci qui, no? Un po' dopo. Allora, prima di fare questa merge qua, quindi qua, in questo momento... Vai, scusa, vai, dimmi.
Però alza la voce, ti prego, perché se non ti sento. Se faccio un errore molto avanti nel tempo? Sì. Può essere un'idea. Quindi se abbiamo fatto un errore molto indietro nel tempo, ce lo stiamo... Abbiamo una history più complicata, quindi è più difficile effettivamente andare a identificare un bug. Questa potrebbe essere un'idea. Te ne do un'altra. Quando andrete a fare una review di un codice, quindi il vostro caro amico Mirko ha fatto il suo feature branch, ci ha messo tutte dentro le varie cose che compongono quella feature, e voi andate ad analizzare cosa ci sta in quel branch, cosa fate? Vi rileggete tutto il codice di tutto il programma o vi leggete solo la parte di Mirko? Mi rileggo solo la parte di Mirko, mica so pirla. Però guarda, cosa succede qua quando io vado a vedere la parte di Mirko? Che io dentro la parte di Mirko c'ho anche questa roba di gialla. Quindi io dovrò, per fare un confronto che sia efficace, andare a confrontare questo codice qua con questo codice qua, che purtroppo si tira dentro anche il codice che è stato mergiato dall'altro branch. E questo allunga molto il processo di review, rende molto più difficile fare la review. Invece, in questa situazione qua, che è quella l'ultima che abbiamo visto, siamo davanti a fare la review solo esclusivamente al codice che riguarda quella feature. Come vedete qua, il confronto lo andiamo a fare tra questo commit e questo commit, non più tra questo e questo, quindi ci siamo risparmiati del lavoro in più di review. Perché tanto noi siamo sicuri che qui siamo stabili. È qua che non sappiamo se siamo stabili, quindi qua facciamo il nostro confronto. Questa roba in ambiente universitario, o meglio, ingegneria del software, non è detto che sia così rilevante, ma perché l'approccio di gestione del codice è vostro. Lo scegliete voi che approccio volete avere alla gestione del codice. In ambienti invece enterprise, sta roba è fondamentale, perché questa roba qua potrebbe essere qualche migliaia di righe di codice. E se questo è un paio di migliaia di righe di codice e l'altro branch è un altro paio di migliaia di righe di codice e poi magari vi andate in sfiga e non è un branch che dovete mergiare, ma sono 5 o 6 branch che dovete mergiare, avete forse anche qualche milione di righe di codice da leggere per una singola feature. Quindi capite che invece in questa circostanza io sono sempre sicuro che andrò a fare un'analisi del codice limitata alla singola feature. Quindi chi è che si prende lo sbatti di gestire la storia? Se la prende, scusate, la storia di questo feature branch, se la prende chi gestisce il feature branch e non chi va a leggere il codice di quel feature branch e andare effettivamente a fare un'analisi se quel software funziona o meno. Ok, ipotesi ci siano dei conflitti. Quando facciamo il rebase, abbiamo detto prima che noi facciamo il merge a un certo punto, facciamo il rebase dopo, facciamo qualsiasi altra cosa che vogliamo fare. Se i conflitti c'erano prima, ci sono anche adesso. Però i conflitti si gestiscono in modo diverso nel rebase. Come funziona rebase? Andiamo un attimo a vedere. Allora, che cos'è che fa rebase? Noi abbiamo appena lanciato il comando rebase del branch new post su main. Ok? Prima operazione che fa rebase, cerca una radice comune. Ha trovato questo commit qua, ok? Adesso che ha trovato una radice comune, che cos'è che va a fare? Prende i commit che stanno sul nostro branch a partire dalla radice comune, o meglio, dal commit successivo alla radice comune, quindi questo qua, prende e cerca di copiarlo sopra main, ok? Poi lo farà col secondo e così via. Però notiamo una cosa, prima quando facevamo la merge noi avevamo questo che viene mergiato con questo, quando invece abbiamo questo che viene copiato qui sopra, noi i G-conflitti li generiamo commit per commit. Quindi è vero che in questo caso noi potremmo avere un conflitto la prima volta che spostiamo un commit e potenzialmente anche al secondo commit, non è detto che si fermi lì, ma dobbiamo gestire non i conflitti dell'intero albero, ma li andremo a gestire solo di questo commit qua. Quindi generalmente quando facciamo un rebase e andiamo a trovare un conflitto, questo conflitto è molto più limitato, è molto più piccolo.
di quelli che invece dobbiamo gestire quando andiamo a fare una merge. E questa roba è stracomoda quando dovete lavorare con le merge. Quindi cosa che viene fatto? Guardiamo qua, viene copiato il primo commit. Guardate, questi commit qua coincidono, almeno della risoluzione dei conflitti che ci viene propinata da Git. Quindi Git ci chiederà, guarda che c'è un conflitto, come mi devo comportare? E lo vediamo questa roba qua. Questa roba, prima di andare a vedere come funziona la gestione dei conflitti, questa operazione qua di prendere un commit e spostarlo da qualche altra parte, si chiama cherry pick. E non è limitata al Rebase, si usa tanto, dipende in che ambienti, nel mio ambiente di sviluppo per esempio si usa tanto il cherry pick, è molto utile per fare determinate cose, in altri ambienti alcuni non lo usano nemmeno, però sappiate che potete farlo, se voi dovete prendere un singolo commit da qualche parte e copiarlo in un punto in cui siete, potete usare cherry pick. Seconda iterazione viene copiato il secondo commit, terza... facciamo subito la gestione degli errori. Mettiamo che viene generato un errore. Un errore legato a un conflitto. Quindi Git si ferma e ci sottolinea che c'è stato un conflitto. Ci dice in particolare che lui ha provato ad applicare questo commit BD2AAD, ma non ci è riuscito e ha generato dei conflitti. E questo si gestisce esattamente per quanto riguarda la risoluzione come per i merge. Ma vediamo un po' più nel dettaglio. Git è diventato molto, molto, molto logorroico. Quando succede qualcosa, ci dice tutte le strategie che possiamo applicare per risolverlo. Guardate in questo messaggio di errore, ce ne sta suggerendo ben tre. Una strategia che ci suggerisce è quella che possiamo skippare quel commit. Magari quel commit non è utile e quindi vogliamo skipparlo. Questa roba non vi capiterà di usare mai perché è una cosa piuttosto avanzata, ma comunque sappiate che esiste. Altra alternativa che potremmo avere è quella di fermarci con Rebase, fare delle modifiche e poi riniziare. Ultima possibilità, ovviamente, è quella di risolvere i conflitti. Come si risolvono i conflitti quando siamo in Rebase? Git status ci aiuta sempre, possiamo sempre lanciare un bel git status che ci restituisce uno stato attuale del repository, qui ci dice che effettivamente ci sono dei conflitti da gestire, ci dice addirittura le stesse cose che ci diceva il gestore dei conflitti di Rebase. E cosa ci dice di fare? Aggiungi i file qui. Scusate. Allora, cosa dobbiamo fare? Modifichiamo il file che ha generato il conflitto, lo aggiungiamo e quello che dobbiamo andare a lanciare semplicemente è un git rebase meno meno continue. Questo qui, quando lo userete la prima volta, vi renderete conto di cos'è, ma è veramente molto molto semplice. E proprio con l'assunto che i conflitti sono molto più piccoli, vi semplificate la vita. Ok, quindi siamo arrivati a questo stato in cui sono stati copiati tutti i commit. L'ultima cosa che fa Git Rebase è spostare il riferimento al branch sulla head, quindi sull'ultimo commit che è stato inserito. Quindi andiamo teoricamente a perdere il branch vecchio e otteniamo il nuovo branch. Stesso discorso di prima, reflog ci permetterebbe di ritornare a ottenere quel branch là, perché i commit non sono stati persi. Quelli vecchi sono ancora lì, semplicemente non sono più referenziati, però generalmente non ci serve. Domanda, siamo ancora in grado di pushare questo branch qua una volta rebesato su un remote? Chi ci dà una risposta? Vabbè, proviamoci. Git push origin 1 new posts. Guardate qua, un bel errore. Le storie sono scorrelate. Perché sono scorrelate? Perché questo è lo stato reale del repository. Guardate qua, questo qui è una sintassi per indicare che questo qui è il riferimento 1 new post, quindi il branch 1 new post, su remote origin. E vedete che non sono più compatibili queste due. Queste robe non si possono più reintegrare tra loro. Cosa succede a questo punto? Stiamo lavorando su un feature branch. Quindi siamo autorizzati a riscrivere la storia anche in remoto. Quello che possiamo fare è forzare il nostro stato anche al repository remoto. Mi raccomando, il forzare uno stato a un repository remoto è la roba che fa danni. Quindi se lo fate solo con un feature branch
la cosa è contenuta. Se lo fate con un main, rischiate di fare danni a tutti quelli del vostro team. Quindi noi andiamo a fare il nostro force e come vedete, facendo un push con un meno meno force, Git accetta il nostro nuovo stato. E quello che ci fa e quello che succederà è che a questo punto origin new post e new post avranno la stessa history. Ho visto. Allora, facciamo una roba velocissima, altro argomentino. Guardiamo un attimo questo repository. Ci troviamo in questa situazione qui con tanti commit. Ok, qui non ho messo i feature branch, facciamo finta che non ci sono. Mettiamo di trovarci in questa situazione. Abbiamo una versione 1.2.6, poi abbiamo un sacco di commit su main e poi abbiamo una versione 2. Cosa che è successo? Abbiamo trovato un bug nella versione 2.0, ma non siamo stati in grado di identificare qual è il pezzo di codice che introduce quel bug. Ma noi siamo sicuri che nella versione 1.2.6 questo bug non c'era e ce l'abbiamo nella versione 2. Ora, ovviamente, l'errore è stato introdotto in uno di questi commit. Quindi se noi prendiamo questo commit qua e lo compariamo con questo, sicuramente le informazioni che stanno tra quella differenza lì sono dove sta l'errore. Però questa roba qua potrebbe essere tanto, potrebbe essere veramente tanto codice. Quindi possiamo cercare di semplificarci la vita. Come possiamo farlo? Semplicemente andando a identificare qual è il commit preciso che ha introdotto questo errore. Se riusciamo a trovarlo, dobbiamo andare a analizzare il codice contenuto in un solo commit e ci semplifichiamo la vita. Quindi dobbiamo trovare il nostro commit che non funziona. Come possiamo farlo? Con una ricerca lineare, quindi andando dal primo commit e guardare questo commit è buono? Sì, bene. Questo commit è buono? Sì, bene. Prossimo. Questo commit è buono? Sì, bene. Finché non troviamo il primo che è sbagliato e quindi sappiamo che l'errore è stato introdotto lì. Questa roba ha complessità O di N, per chi sa cos'è la complessità, quindi è lineare. Quindi se abbiamo 100 commit, nel peggiore dei casi dobbiamo analizzare il codice di 100 commit. Possiamo fare di meglio? Fortunatamente sì. Abbiamo detto che ci troviamo in un grafo aciclico. Aciclico, ordinato e direzionato, ok? Che cos'è che comporta questa cosa qua? Che possiamo usare un algoritmo che conoscete sicuramente tutti. Chi è che me lo sa dire? Cioè, l'ho già fatto uscire, scusate. Come si chiama in italiano? Chi è che lo sa? Eh? Sì, chi si chiama? Algoritmo di dicotomica, ok? Cos'è che fa l'algoritmo dicotomica? Ci permette di ricercare dentro una lista ordinata un elemento dividendola piano piano. Quindi partiamo dalla nostra lista. Sappiamo che a un capo abbiamo l'elemento maggiore, a un capo abbiamo l'elemento minore e sappiamo che sono tutti ordinati. Prendiamo l'elemento a metà. L'elemento che stiamo cercando è minore o maggiore? Se è maggiore ci spostiamo a destra, se è minore ci spostiamo a sinistra e possiamo andare avanti con questa operazione fino alla fine. Questa roba generalmente, anzi nel caso peggiore e anche nel caso medio mi pare, ha complessità O di log N, quindi molto 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 meno di N, molto più efficiente. Fortunatamente Git la implementa questa roba con la funzione bisect. Per iniziare questa procedura di ricerca, Git bisect start. Che cos'è che succede adesso? Git ci chiederà per ottenere due commit, quindi dobbiamo dirgli due commit, uno buono e uno cattivo. Gli dobbiamo dire almeno da dove partire per la ricerca. Gli possiamo dare un riferimento, quindi noi facciamo git bisect good, perché questo qui è buono, e gli diamo un riferimento, per esempio noi diciamo che 1.2.6 è buono e quindi lui inizierà a etichettarlo come positivo. Vedete che adesso ci chiede di segnare ancora uno cattivo e gli diciamo che invece il nostro 2.0.0 è il commit effettivamente rotto. A questo punto cosa succede? Ci dice che ci mancano 7 revisioni da controllare, quindi 7 commit da controllare, che generalmente questa cosa potrà essere gestita probabilmente con solo 3 step di iterazione. Quindi parte, si mette a metà, su questo commit qua, ce lo prepara dentro la nostra working area, quindi che se noi guardiamo proprio la lista, cioè la lista dei file che abbiamo nella nostra cartella, saranno quelli che c'erano in questo momento qui. Controlliamo
questa situazione, vediamo se è buona oppure no, e dobbiamo dirlo a Git. Quindi mettiamo che in questo caso abbiamo guardato che questo commit è già rotto, quindi gli segniamo bad. Cosa succede? Git aggiunge un'etichetta su questo commit e dice: ok, questo commit è rotto, perfetto, prendiamo questa sezione qua e andiamo a metà e si rinizia. È buono o non è buono questo commit? Mettiamo che è buono. Allora è buono, quindi vuol dire che l'errore sta in questa sezione qua. E così via. Diamogli che è buono, abbiamo trovato qua un commit. Lo verifichiamo, diciamo che questo qui è un commit che non funziona. Cosa succede? Git ci ha detto dov'è che sta l'errore. Abbiamo trovato il nostro bug con 3 passaggi di iterazione. 4 in realtà, se vogliamo essere precisi. Quindi siamo passati dal dover analizzare 17 commit, che era la situazione iniziale, a doverne gestire solo uno, che potenzialmente può essere un grande vantaggio. Tenete conto che, come abbiamo detto prima, scala con log n, quindi diventa molto, cioè tende a crescere molto lentamente. Quindi tipo, i log ovviamente in ambito informatico sono tutti log in base 2, quindi abbastanza scontato. Dice, mettiamola così, se abbiamo 250 commit circa, magari con 8 passaggi ce la caviamo, cioè capite quanto efficiente è questo tipo di ricerca. Può semplificarci veramente la vita nella ricerca di un bug questa roba qua. Mettiamo che adesso abbiamo identificato il commit e decidiamo che questo commit va eliminato. Siamo finalmente quasi arrivati alla fine. Mettiamo che questo commit va eliminato. Siamo su main. Non possiamo toglierlo dalla storia, perché se lo togliamo dalla storia violiamo proprio il primo precetto, che è non si va a riscrivere la storia su aree comuni. Main direi che più comune di quella non c'è. Fortunatamente, sempre il stesso discorso, Git ci offre degli strumenti abbastanza utili. Il più gitonico per questa cosa sarebbe revert, che qualcuno aveva già nominato prima. Che cos'è che fa revert? Noi, una volta che ci troviamo su in questo momento stiamo su v2.0.0, sul branch main, noi vogliamo andare a eliminare questo commit che gli abbiamo messo un tag con scritto guilty qui sopra, vogliamo andare a eliminare, cosa facciamo? Semplicemente git revert mettendo un identificativo di quel commit. Qui per esempio ho messo proprio il suo SHA, ma potevamo mettere anche il tag, potevamo mettere qualsiasi riferimento. Che cos'è che fa revert? Prende tutto il contenuto di quel commit e genera un commit che è la sua controparte, quindi la sua controparte dove è eliminato tutte quelle informazioni che erano state fatte. E lo appende in testa. In questo modo noi non dobbiamo andare a riscrivere la history per andare a eliminare questo commit. Sarà questo commit qui che eliminerà tutto quello che è stato effettuato da questo commit qua. Ovviamente questa cosa qui sarebbe comoda farla su un branch a parte e non sul branch di main, ma quelle lì sono poi finezze di lavoro. Allora, vedendo come funzionano bisec e revert, avete visto che ve li ho fatti vedere sull'ambiente più comodo possibile, quindi un commit sequenziali. Ok, quindi se voi avete mantenuto tutte le regole che abbiamo visto fino ad ora, sicuramente siete in una situazione molto simile a quella, ma si potrebbero avere situazioni anche migliori. Quindi dobbiamo sempre metterci in una condizione di avere un repository il più pulito possibile per riuscire a ottenere dei buoni risultati quando vogliamo andare a fare analisi di codice oppure vogliamo andare a eliminare cose e così via. Prendiamo questo esempio. Qui abbiamo una feature branch dove sono state introdotte un sacco di modifiche. Potete vedere l'aggiunta di asset, la rimozione di asset, dei typo. Quindi il concetto è che potrebbe essere che non tutti questi commit qui sia utile tenerli. Perché non è utile? Perché semplicemente questo feature branch... Non farmi ridere. Questo feature branch introduce questa modifica. Ma dilazionata in tutti questi commit, ma per esempio ci sono dei commit che assolutamente non ha senso che esistano. Per esempio, qui è stato aggiunto questo asset star.svg, qua è stato aggiunto il pollicione in su e poi è stato rimosso lo star.svg. Avere nella history queste informazioni qui potrebbe essere abbastanza inutile.
Quindi quello che potremmo fare è che quando andiamo a fare un merge potrebbe essere utile fare uno squash dei merge, si chiama. Questa cosa qua, lo squash, vuol dire prendere questi merge, questi commit qua e comprimerli in un solo commit. Come si fa a fare questa cosa? Con git merge meno meno squash. Questa roba qua praticamente cosa farà? Prenderà tutti questi commit qua, li comprime, ma non i commit, il contenuto di questi commit qua, li comprime mettendoli dentro la nostra working area, quindi noi ci troveremo nella situazione in cui siamo su main, lanciamo merge squash puntando a questo branch qua, lui prenderà tutti i file che sono stati modificati a questa roba, li metterà nella nostra working area e nella nostra staging area pronti per essere committati e creare un commit da attaccare davanti a main, ok? Lo vediamo un attimo, qui lanciamo squash, quello che vedete fatto, che viene fatto, vedete che non viene creato un commit, ci viene detto che noi ci troviamo su main e che ci sono delle modifiche da committare rispetto a quelle che avevamo prima, quindi l'aggiunta di star, la rimozione di star e così via, altre cose che potevano essere inutili come minor fix, potevi fixarle subito all'inizio invece di fare un minor fix o anche un typo dove andiamo a modificare il testo, vengono messe nella staging area, pronti per essere committati. Quindi quello che faremo noi è andare a creare un commit, creato il commit, e questa è la situazione che ci troveremo davanti. Un singolo commit che racchiude tutti i commit, tutte le modifiche dei commit che avevamo fatto nel nostro feature branch. Questa roba è molto più facile da analizzare e da gestire. Un repo così invece di un repo con tanti commit inutili è molto più semplice da gestire. Ultimissimo argomento, poi vi lascio scappare, ma tanto se volete scappare potete comunque già scappare. Rebase Interactive. Se vogliamo raggiungere un risultato leggermente migliore di questa cosa, quindi qui cosa che abbiamo fatto? Abbiamo preso tutti i commit e li abbiamo squashati in un solo commit. Potremmo voler qualcosa di un po' più flessibile. Possiamo usare il comando git base interactive, rebase interactive, esattamente come usiamo il comando git rebase, quindi facciamo git rebase meno meno interactive e diciamo dove vogliamo rebaseare questo branch. In questo caso noi vogliamo che la sua nuova radice sia di nuovo main, in questo caso coincide con la radice originale, ma gli abbiamo chiesto di darci più flessibilità con questo comando interactive. Cosa succede? Ci troviamo davanti a un file che avrà tante righe quanti sono i commit del nostro rebase con questa sintassi qui. Avremo un pic all'inizio, poi lo SHA del commit e poi il messaggio del commit. Git ci chiede di andare a modificare questo file modificando questo valore pic, adesso vediamo come, e riordinando questi commit per sapere come deve andare a fare effettivamente questo rebase. Qui c'è una lista di tutti i comandi che ci dà la possibilità di applicare git, ce li mette proprio nel file di testo. Quando noi facciamo git rebase interactive, vedremo la lista dei commit e poi vedremo questa lista di comandi qua con questo cancelletto che vi dice che sono dei commenti, quindi avete sempre sotto mano questi comandi che potete eseguire. Questo qui invece è un esempio della lista di operazioni che vi propone il rebase. Analizziamo un secondo. Pic vuol dire conserva questo commit. Questi qui sono esattamente gli stessi commit che abbiamo qua. Quindi lui parte dandoci la struttura di base per questo feature branch. Se noi lasciamo il file inalterato, quello che succederà è che riotterremo la stessa struttura di partenza. Vediamo di fare qualche modifica in più. Proviamo a fare una modifica di questo genere. Cosa abbiamo detto? Gli abbiamo detto reward. Reward dice prendi quel commit e cambiali il messaggio. Ok? L'unica cosa che fa. Quindi abbiamo detto, prendi il commit add asset thumb app svg e semplicemente gli cambiamo il messaggio, dove lo indichiamo il messaggio dopo. Poi gli diciamo, prendi il commit start dev, sempre anche lui vogliamo poterci cambiare il messaggio, e poi, guardate qui sotto, abbiamo questi squash. Abbiamo preso tutti gli altri commit che non sono gli asset e gli abbiamo detto squash. Quindi vuol dire che lui che cosa che farà? Prenderà questi commit qua, questo 1, 2, 3, 4, 5 commit e li andrà a squashare dentro il commit che sta sopra, semplicemente.
Poi, ultimo step, gli abbiamo detto, droppa questi due commit finali, che sono quelli dove viene aggiunto star e svg e dove viene rimosso star e svg, che sono commit totalmente inutili per il nostro obiettivo. Avremmo potuto anche squasciarli, non sarebbe cambiato niente, però il concetto è che così, giusto per vedere un comando in più. Che cosa viene fatto? Se noi andiamo a chiudere il file, ci verranno chiesti i due messaggi per i due commit che abbiamo segnato reward. In questo caso noi abbiamo scelto un add rating component asset e un implement rating component per rispettivamente i due commit che avevamo lì sopra. A questo punto, lanciato e completato il nostro database, ci troviamo in questa situazione che possiamo tranquillamente andare a mergiare con un fast forward e mantenere la nostra history molto più pulita. Ste robe adesso ovviamente sembrano delle cazzate, però vi assicuro che non tanto magari per ingegneria del software, ma in futuro nel mondo del lavoro potrebbero essere veramente tanto utili. Siete salvi. Fatemi ringraziare soprattutto quell'uomo lì, che è l'unica persona che si è dedicata a fare la review di queste slide. Non so se avete notato, sono un po' tante slide.